Legge di bilancio, Mattarella scrive a Conte, serve dialogo con l'Unione Europea ed evitare instabilità finanziaria, risponde Palazzo Chigi, il dialogo c'è. Ancora morti per il maltempo, due vittime in Val d'Aosta colpite da un albero, due in Alto Adige, gravissimi danni, allerta anche domani. Nella manovra in arrivo l'aumento di 10 centesimi a pacchetto di sigarette, rincari anche per altri tipi di tabacco per 132 milioni di euro. Caso nave 18, la procura di Catania chiede l'archiviazione per Salvini, una scelta politica, a lui risponde insindacabile. In campagna elettorale Trump annuncia una stretta sul diritto d'asilo, definisce un'invasione alla carovana dall'Honduras e annuncia saranno fermati. In lutto il mondo, in tutto il mondo degli impiegati di Google lasciano gli uffici e scendono in strada per protestare contro la gestione dello scandalo molesti nell'azienda. Morto a 90 anni Carlo Giuffrè, grande attore, regista, protagonista con il fratello Aldo di tanti film e commedie teatrali.